Fratelli d'Italia ha un ruolo importante in questa giunta di Ghinelli bis, chiamiamola così. Fratelli d'Italia è la seconda forza di governo, avendo acquisito tre posizioni tra la presidenza del Consiglio Comunale e due importanti assessorati. Uno che si dedicherà alla strutturazione e alla implementazione della macchina amministrativa attraverso l'assessorato al personale, l'altro importantissimo dell'urbanistica e dell'edilizia, che può contribuire davvero in una fase di crisi come questa a risollevare un pezzo di economia cittadina. Insomma, un risultato anche elettorale importante che usciva dalle urne, sia quelle regionali, forse un pizzichino di più, che anche quelle comunali. Notevolmente di più. Alle regionali nel Comune di Arezzo abbiamo raggiunto il 21%. Quando in una conferenza stampa dove presentai Gabriele Veneri dissi che saremmo diventati il primo partito della coalizione, qualcuno mi guardò di traverso. Ho centrato gli obiettivi insieme agli amici di Fratelli d'Italia, siamo il primo partito della coalizione nella città di Arezzo alle regionali. Evidentemente con la presenza di altre liste si è ridotto questo risultato alle comunali, comunque ci vede di fatto equipollenti a Lega e ora Ghinelli con 6 consiglieri ciascuno. Però siamo stati ulteriormente premiati nell'assetto generale che condividiamo con gli amici della Lega. Questa è una grande responsabilità, non solo un privilegio, è una cosa da festeggiare, una grande responsabilità, perché siamo in una situazione davvero drammatica sia per la crisi sanitaria sia per gli effetti economici. La cosa positiva è che questo Consiglio Comunale e la Giunta con il Sindaco in testa è tutto sufficientemente rodato, ci farà partire al volo e velocemente per porre in essere le azioni più significative ed efficaci per la città di Arezzo.